Amici di borse.it e Finanza Online TV, bentornati all'appuntamento quotidiano con Trading Floor. FCA e Volkswagen, questi due titoli caldi che analizzeremo oggi in una settimana particolarmente calda per il settore automotive. Ma rivolgiamo il nostro primo sguardo, come di consueto, a Piazza Affari, con l'indice FTSE MIB che ha aperto in netto territorio positivo, rompendo a rialzo la trend line discendente di breve periodo ottenuta con i top del 25 aprile e del 3 maggio scorso, andando ad infrangere inoltre le resistenze di breve a 20.760 punti. Bissati dunque i precedenti record relativi a 20.885 punti, con l'indice ben direzionato verso i 21.000 punti. In questo quadro, gli investitori che volessero cavalcare l'onda del rialzo potrebbero posizionarsi su un certificato a leva 5 long con ISIN DE000HV4A2S9 e scadenza il 19 ottobre del 2018. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Quadro interlocutorio per FCA dopo la diffusione dei dati sulle vendite del mese di aprile. Il titolo è tornato a danzare sulla soglia dei 10 euro per azione, confermando ulteriormente la validità del livello resistenziale collocato fra i 10,68 e gli 11 euro. Uno scivolamento confermato in chiusura sotto i minimi registrati ieri a 9,80 euro potrebbe far tornare pressioni ribassiste sul titolo, con la soglia dei 9 euro che potrebbe attendere le quotazioni entro fine settimana. A rialzo invece il superamento della barriera descritta ad inizio analisi potrebbe far tornare il titolo agli albori degli 11,50 euro. In tal senso, gli investitori che volessero valutare questa opportunità potrebbero posizionarsi sul Covered Warrant Call con ISIN IT00051868119, con strike a 10 euro e scadenza il 14 dicembre del 2017. Scopri Cover Warrant Call e Put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Quadro tecnico in miglioramento per il titolo Volkswagen lungo il supporto di lungo periodo descritto con i minimi del 2015 e del 2016. Il titolo ha generato un forte segnale rialzista con la violazione della trend line di medio periodo ottenuta con i top del 25 gennaio e 14 marzo scorso. Ora le negoziazioni, tornate al di sopra dell'area resistenziale fra i 140 e i 142 euro per azione, potrebbero far tornare il titolo sopra i 160 euro, dove si andrebbe peraltro a chiudere il gap ribassista aperto in occasione del settembre del 2015. Gli investitori che volessero valutare questo movimento potrebbero posizionarsi sul titolo con un leva fissa per 3, con ISIN DE000HV4B4F1, con scadenza il 26 ottobre del 2018. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.